Gianfranco Rotondi ad Avellino per un momento particolare, la presentazione di un volume a dir poco eccezionale perché si parla di una vicenda umana che ha toccato un po' tutti. L'omicidio Salvia ormai risale a 40 anni fa e questo libro lo ripropone con degli aggiornamenti che sono interessanti, ad esempio un'intervista inedita ed esclusiva al boss Cutolo che ammette la paternità dell'omicidio, quindi conferma che dal carcere lui dominava la scena criminale al punto da poter far uccidere il vice direttore dello stesso carcere che lo ospitava. L'autore del libro ha svolto un grande lavoro di ricerca, ma anche un grande lavoro sotto il piano umano. Certo, perché il libro non racconta tanto la trama di una storia criminale, ma la realtà attuale, purtroppo, del carcere, delle condizioni di vita dei carcerati e della indifferenza della società per questo tema. Il carcere non come luogo di rieducazione, ma come luogo di pena, di castigo, qualche volta di afflizione.